Ciao a tutti, io sono Anna Luca Stoldi e quest'anno sarò una concorrente di Ballando con le Stelle. Non vedo l'ora. Coloratissima Anna Lu, primogenita di Asia Argento e Morgan, ha una gran voglia di scendere in pista da sabato prossimo con le altre stelle di questa edizione, ma mette subito le cose in chiaro. Sono stata chiamata perché figlia dei miei genitori, ma non sono una loro proiezione. 20 anni, attrice e DJ, si vuole presentare per quello che è e anticipa ogni polemica in una lunga intervista al Corriere. Millie mi ha detto che ha visto in me qualcosa di interessante. La mia persona non si riduce ad essere una figlia, nessuno è figlio e basta, nemmeno io. Dai suoi genitori, che hanno entrambi ballato, riso, pianto e discusso nello show della Carlucci, ha avuto tanti insegnamenti. Da papà, dice, ho imparato ad ascoltare un certo tipo di musica, da mamma l'amore per il cinema. Per affrancarsi da loro anche economicamente ha consegnato pizze, lavorato come cameriere e persino manovale. Autrice di testi, di canzoni e di poesie, ama le sottoculture discriminate che vuole rappresentare con immagine, tatuaggi e piercing e spesso l'hanno fatta sentire vittima di pregiudizi. Punk ed emo è un modo per raccontare se stessa e perché no, per allargare gli orizzonti anche a ballando e dimostrare che l'abito non fa il monaco. Allora, a prescindere da qualsiasi cosa, anche se siamo una coppia diversa, giovane, così, a me interessa imparare quello che lui ha da insegnarmi, fare le cose fatte bene e soprattutto divertirsi. Allora, io devo dire che già mi fa simpatia, ma non mi posso sbilanciare perché poi quando dovrò dare il tesoretto devo essere imparziale. Però scherzi a parte, Millie, mi colpisce la storia di Anna Lu, perché certamente lei ha due genitori ingombranti, famosi, di cui si parla tantissimo. Si presenta, diciamo, con i piercing, i tatuaggi, quindi certamente non un'immagine, uno dice ti voglio dare una parte, prendo Anna Lu. Però dice Millie ha visto in me qualcosa, cioè mi ha capita, che cosa hai visto in lei? Ho visto la tipica contraddizione dei ragazzi contemporanei che da una parte sono fortissimi, aggressivi e tu dici guarda questo, dall'altra parte fragilissimi, teneri, con un bisogno di sicurezze, di futuro, di essere anche appoggiati e aiutati nella loro crescita. E questo trovo che sia contemporaneo, interessante, perché tanti ragazzi a casa si potranno immedesimare. Ed è una coppia nuova anche col ballerino, questo è importante. Sì, secondo me l'aiuterà anche quello, che tutti e due sono alla loro prima esibizione e quindi fanno simpatia per quello. Certo. E sono i più giovani, ovviamente. Sì, c'è 20 anni. E si permette, stanno usando i social meglio di tutti gli altri. Beh, certo, immagino. Concorrenti. Voglio sentire. Penso, scusa, che...